Buon pomeriggio cari amici di LRM Web TV, siamo negli studi di Alba, abbiamo cambiato lo sfondo, abbiamo cambiato anche musica, una base molto bella questa di Ennio Morricone, grandissimo compositore con le sue colonne sonore che hanno davvero riempito la nostra vita, la nostra età, i nostri periodi, e quindi un omaggio ad Ennio Morricone appunto in questo pomeriggio di venerdì. Siamo appunto in diretta per 15 minuti con la cultura di un progetto molto particolare, un progetto che vede impegnato delle persone che adesso una di queste si presenterà, è già stata nostra ospite e comunque collaboriamo con loro in maniera molto importante. Creativamente Roero è un progetto che ormai da 4 anni porta beneficio in tutta la zona appunto del Roero, con una progettualità legata davvero a un fil rouge molto importante. E proprio per questo ho invitato una degli artefici, maestra di territorio, la carissima amica Monica Chiabrando, che invito e saluto. Buongiorno. Cara Monica, ciao. Ciao, buon pomeriggio, grazie per la tua disponibilità. E oggi parliamo di questo progetto che sta crescendo su tutto il territorio, confortato anche dal sostegno di fondazioni bancarie, Regione Piemonte, perché si sta valutando davvero che questo sia un progetto che fa bene al territorio, fa bene a una zona del Roero che negli ultimi anni, comunque me lo potrai anche confermare tu, ha dato prova anche di fare squadra. I 22 comuni hanno capito che restare divisi ci andava qualcuno che li metteva insieme, voi siete stati gli artefici anche. Io sono contento di collaborare, di aver collaborato e cercherò di collaborare sempre con voi. Cara Monica, tu rappresenti oggi Creativamente Roero e a te la parola per presentare questa attività, quello che avete fatto poi questo periodo di lockdown, ma so che avete comunque modificato un po' il vostro tiro per essere sempre presenti anche sotto un'altra forma. Grazie a te. Buongiorno Roberto, buongiorno a tutti e intanto grazie insomma di questo spazio che ci dai, rinnovato, perché siamo già stati una prima volta i vostri ospiti dove abbiamo presentato insomma la manifestazione e siamo felici di tornare per darvi insomma un po' di aggiornamenti e per continuare a rimanere in contatto con voi e con anche questo ottima iniziativa della TV. Sì, l'anno è stato un anno che definire particolare un po' riduttivo. Ne basta uno, ogni 20, basta. Ne basta uno, basta e avanza. Basta così per adesso, noi abbiamo dato. Ma sì, allora, per chi non conoscesse la manifestazione, in 2 righe, noi sostanzialmente ogni anno invitiamo degli artisti, 4 tendenzialmente, a soggiornare per un mese nei ospiti in 4 comuni del Roero. In teoria la prima fase di queste residenze d'artista è in primavera, avrebbe dovuto essere in primavera, con un sopralluogo dove gli artisti iniziano a entrare in contatto con il territorio che li ospiterà, con le associazioni, con i comuni che saranno loro, che li accoglieranno, e poi tornando a casa sviluppano un progetto particolare che vede coinvolti in modo decisivo le comunità ospitanti. Quindi ritornano poi in autunno e proprio coinvolgendo persone, le scuole piuttosto che gli abitanti, sviluppano un progetto artistico che rimane come dono alla comunità ospitante. In generale l'obiettivo è quello di creare sul territorio del Roero un percorso d'arte contemporanea che sia da un lato un fattore di attrazione turistica, ma dall'altro sia soprattutto un'offerta culturale di alto livello per le comunità che si mettono in gioco e che ospitano questi artisti. Quindi in primavera noi avremmo dovuto avere questa prima fase di sopralluogo e poi purtroppo esattamente 2 settimane prima dell'inizio dei sopralluoghi
arrivato questa emergenza sanitaria, si è chiuso tutto e quindi abbiamo dovuto necessariamente riprogrammare tutte le fasi della previste nell'anno. I sopralluoghi sono stati fatti a settembre, dal 24 al 27 settembre. L'ultimo giorno, la domenica, abbiamo fatto un incontro in cui abbiamo presentato gli artisti ufficialmente, a cui eri presente, quindi hai avuto modo di incontrare le nostre quattro artiste di quest'anno, Enrica Borghi, Marta Fontana, Elena Franco e Cecilia Ialali. Come viene la scelta di questi artisti? Come viene la scelta di questi artisti? Allora, noi abbiamo un direttore artistico, che è Patrizia Rossello. Ciao Patrizia! Salutiamo, assolutamente. E si occupa lei della selezione degli artisti. Ogni anno Patrizia individua un tema che è legato, parte da delle considerazioni sul territorio e sui comuni che ospitano in quell'anno la manifestazione, e sulla base di questo tema viene fatta una selezione degli artisti. Gli artisti devono avere diverse caratteristiche. Come ti dicevo prima, si mettono molto in gioco, sono quello che viene richiesto è di entrare in stretto contatto con la comunità. Quindi devono avere, oltre che delle capacità professionali conosciute, sono tutti artisti professionisti, ovviamente, ma devono anche avere delle capacità di relazione importanti. Si va a lavorare in piccoli borghi, bisogna sapersi adattare, saper trovare un linguaggio coerente con il tessuto che si incontra. Quindi questa è una capacità che non tutti hanno. Quindi la selezione viene fatta sulla base di questi criteri. Come ti dicevo, appunto, quest'anno è stato un po' tutto riprogrammato. In autunno abbiamo fatto questi sopralluoghi, sono andati benissimo. I primi incontri con le comunità sono stati molto, molto coinvolgenti. E diciamo che anche il tema di quest'anno, che è un tema particolare, si chiama Due passi dal mare, ha creato un interesse. Se in un momento sembrava un tema un po' particolare, poi in realtà è stato uno stimolo importante per andare a riprendere quella che è un po' la storia di questo territorio, perché una volta qua il mare c'era, ci sono... Sì, ma io ti dico, brava, bravissimo, questo, quando a Magliana abbiamo presentato questa giornata ancora, no? Si poteva fare... questa giornata molto partecipata, io nel mio intervento ho anche citato questo film Vite che abbiamo realizzato, e il regista la prima cosa che ha fatto è iniziare con le terre emerse, quindi qui era mare e queste colline così morbide erano mare, cioè adesso al di là di questo, ma la nostra vicinanza non è mai da dimenticare, da portare in ogni progetto, ecco. Quindi infatti, molto bene che abbiate questa sensibilità. E devo dire che la comunità, se in un primo momento ragionando sul presente è rimasta un po' spiazzata, poi è stato bellissimo vedere come invece un po' per volta venivano tirati fuori tanti elementi, tanti ricordi, ad esempio, per dire una particolarità, ma i suonatori di conchiglie che ci sono a Magliano, a Castellinaldo, piuttosto che ci hanno accompagnato a vedere i fossili, come si trovano, i gessi, insomma, tante tracce che ci sono sul nostro territorio di questa antica storia del mare e di come viene un po' per volta ripresa e reinterpretata con gli occhi di questi artisti. Ma la cosa bella, appunto, è che hanno costretto la presenza di queste artiste, costretto le persone del posto a ritirare fuori memorie, segni e ragionamenti su questo tema. Noi non possiamo davvero, scusa se ogni tanto ti interrompo, ma non voglio interromperti per sempre intervenire, però stai dando anche dei cenni molto particolari su ciò che è essere patrimonio dell'umanità, perché parli di memoria, parli di tradizione, parli di narrazione. Effettivamente anche il turista vuole questo che tiriamo fuori, pertanto noi stiamo tirando fuori la nostra anima, quella è la nostra anima e la nostra identità, il nostro biglietto da visita. Io sono convinto che se nei
prossimi anni, decenni, poi noi siamo impermanenti come tutti, no? Quindi noi passiamo, rimarrà questo patrimonio, eccetera. Speriamo che si sappia veramente continuare il racconto, la narrazione della memoria. Non basta metterla sui libri o sui DVD o sulle chiavette, bisogna continuare a raccontare. E creativamente Roero sta veramente dando prova di sé, perché lo presenta anche degli artisti. Io partecipo quando posso, ma poi conosco bene la vostra mission. Sono anche artisti che arrivano dalla Sardegna, di qua e di là, dalla penisola, anche da fuori, ed erano, da quello che mi hanno detto, perché li ho poi intervistati a ritroso delle nostre attività, perché a me piace parlare con le persone, mi dicevano: noi non pensavamo di trovare tanto strato culturale da poter anche noi imparare e metterci a disposizione. Quindi questo volevo dirlo. Sì, 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 è così, è lo scambio, infatti nella nostra progettazione e nel racconto che facciamo di Creativamente Roero, sottolineiamo sempre come lo scambio è reciproco. Non sono soltanto gli artisti che arrivano e danno alla comunità un paio di occhiali nuovi con cui guardare il proprio territorio, ma altrettanto vanno via questi artisti con una grossa esperienza e con un attaccamento a queste terre che poi lo ritroviamo. Per cui tutti gli artisti delle nostre edizioni precedenti, ogni volta che noi rimettiamo in campo una manifestazione, ritornano. Per cui nella presentazione di settembre c'erano due nostri artisti dell'edizione precedente, eccetera. Rimane un legame anche con le comunità molto importante. Quali sono stati i comuni già toccati da Creativamente Roero, se li hai o a memoria o scritti? Perché poi abbiamo tante persone che poi vedranno la nostra rubrica e si segneranno sicuramente, magari gli amici di Torino, di Milano, ne abbiamo da un po' da tutte le parti, verranno poi a fare il giro delle sette chiese, come si dice. Allora, intanto tutto il materiale si trova sul sito di Creativamente Roero. Quindi www.creativamenteroero.it, trovate sul sito una mappa dove ci sono segnati tutti gli interventi che sono stati fatti. Alcuni interventi sono di arte pubblica, quindi sempre visitabili. Alcuni interventi invece sono stati fatti magari all'interno di strutture, di musei, piuttosto che di posti, ma c'è modo di prendere appuntamento e poter vedere le opere. E comunque diciamo che questo percorso attraverso Roero sta prendendo vita. Per cui, se andate sul nostro sito, c'è intanto una presentazione di tutti i nostri artisti dell'edizione 2018. Ripeto il sito, che io lo scrivo. www.creativamenteroero.it. Perfetto, prosegui pure. E quindi diciamo lì trovate tutta la documentazione delle edizioni passate e anche la presentazione delle artiste di quest'anno. Trovate tanto materiale interessante, se girate all'interno del sito trovate ad esempio i video. Noi ogni anno facciamo un video breve di pochi minuti che è una sorta di spot di quella che è stata la manifestazione. E poi invece un video un po' più lungo, 15-20 minuti, dove ci sono le interviste agli artisti, ci sono Mattia Gaido, che è il videomaker, la persona che è arrivata da noi grazie a una collaborazione con l'Accademia Albertina al primo anno. E poi ci ha seguito sempre in questa avventura. E lui ogni anno segue la realizzazione, tutte le fasi delle residenze e alla fine realizza questo video bellissimo. Vi consiglio veramente di andarli a vedere perché sono emozionanti e rendono in modo proprio molto vivo quella che è l'esperienza. Quindi veramente ve li consiglio. E trovate appunto tutto questo materiale interessante. Le residenze quest'anno sono spostate alla primavera, quindi appunto abbiamo fatto adesso i sopralluoghi in primavera, le nostre artiste torneranno, intanto stanno sviluppando in questo periodo l'idea, la progettazione delle opere, torneranno e coinvolgendo la
popolazione, realizzeranno queste, nelle 2-3 settimane di residenza, realizzeranno queste... I comuni saranno? Allora, quest'anno i comuni sono Magliano, Santa Vittoria, Ceresole e Montà. Esatto. Quindi alla fine delle residenze ci sarà un'inaugurazione, una festa itinerante che partirà da un comune e si svilupperà attraverso tutti i comuni con l'inaugurazione delle opere e delle feste. Ogni comunità noi chiediamo di rappresentare la loro accoglienza, quindi scegliere un modo in cui loro stessi si raccontano attraverso una forma di accoglienza tipica di quel paese. E quindi sono delle feste molto, molto interessanti, molto, molto belle, caratteristiche. Questo è come noi abbiamo, diciamo, riorganizzato la parte della manifestazione. L'anno invece l'abbiamo utilizzato, come dicevamo prima, per invece strutturare in modo diverso proprio un po' quello che sta dietro le quinte, cioè noi stessi, il nostro modo di lavorare e la struttura che porta avanti tutto questo. Il primo passaggio che abbiamo fatto è stato quello di creare un'associazione Creativamente Roero. Noi siamo partiti nel 2017 con un'idea, eravamo in tre, Patrizia Rossello e Aldo Buzio, però eravamo in tre con un'idea, poi abbiamo incontrato te e tu ci hai dato la struttura con l'appoggio del Centro Culturale San Giuseppe, che ci ha accompagnato in questi primi 3 anni facendo da capofila di tutta la rete che sta dietro Creativamente Roero. Ora abbiamo creato un'associazione apposta, certo, dove il Centro Culturale San Giuseppe continua ad esserci, e come vicepresidente. Grazie di far parte. E quindi questa bella collaborazione continua. E quindi questo è stato un primo passaggio importante. L'altro passaggio importante è che abbiamo ridefinito e riorganizzato anche i ruoli interni. Per cui, ad esempio, in quest'anno noi abbiamo spostato molte delle attività sulla parte di comunicazione, come era corretto fare in un momento in cui tutto è fermo. Noi in questi primi 3 anni abbiamo corso moltissimo, siamo partiti con quest'idea e quest'idea ha preso un ritmo molto veloce, quindi ci siamo sempre concentrati sul realizzare la manifestazione. In questo momento ci siamo focalizzati sul comunicare tutto quello che era stato fatto finora, non che prima non fosse fatto ovviamente, però abbiamo creato nuovi strumenti, per cui avevamo già una pagina Facebook, ma abbiamo creato anche un profilo di Instagram, un canale YouTube dove abbiamo caricato i video anche di cui vi parlavo prima. Sul profilo Instagram abbiamo iniziato a pubblicare delle pillole di tutto quello che è stato fatto, quindi le interviste degli artisti, la presentazione delle opere. Abbiamo iniziato a rendere, abbiamo reso più strutturato anche il nostro sito, caricando tutto il materiale. Quindi abbiamo fatto un lavoro molto importante da quel punto di vista. Abbiamo anche creato un ufficio stampa interno alla nostra struttura, con Laura Guarniera, che è una ragazza che ci ha seguito in tutti questi anni e che affiancava durante le manifestazioni, durante le residenze, gli artisti. Da quest'anno, oltre ad affiancare gli artisti, comunicherà anche tutto quello che viene fatto passo per passo. Abbiamo con un ufficio stampa parallelo che deriva dalla collaborazione con l'ente turismo, l'Abbiamo Ferrato Roero, che è Daniela Di Giovanni, quindi veniamo affiancati per la comunicazione più nazionale, internazionale, dall'ufficio stampa dell'ente turismo e via dicendo. E quindi diciamo che un po' per volta stiamo lavorando anche su questi altri aspetti. Un altro... Dimmi. Volevo dirti, no, davvero, ai nostri amici che ci stanno seguendo e ci seguiranno nei giorni che
questo weekend, perché poi le nostre trasmissioni e rubriche vengono poi con calma, quando uno è su un divano, scarica un po' di materiale, lo vede, però possiamo dire che creativamente Rovere è molta sostanza, nel senso che spiegarla 20 minuti, un quarto d'ora, anche mezz'ora, ma non dà l'idea, ve lo posso assicurare, cari amici, di tanto lavoro che c'è dietro, e quindi tutto questo lavoro di preparazione, di accoglienza, di sensibilizzazione della parte anche locale, questa resilienza di un territorio che fa proprio questo percorso, come dire, un escano, no? Resilienza non soltanto nelle attività economiche, ma resilienza nella parte culturale, che sa accettare con positività quello che capita. Magari c'è un allestimento in mezzo a una strada, devi salire a attaccare delle cose, passa l'automobilista, sa che però è un progetto culturale, mica si arrabbia, aspetta, magari ti batte anche le mani e ti dice complimenti, vi vengo poi a vedere. Ecco, sì, questo vuol dire crescere insieme nei nostri piccoli borghi, e quei borghi che hanno fatto la grande differenza 6 anni fa nel riconoscimento del patrimonio dell'umanità, capisci? Potremmo parlare ore, adesso il tempo, tu vedi, con te non era difficile, abbiamo sforato, siamo già oltre i 21 minuti, però ti dico, potremmo parlare ore e vorrei averti di nuovo assolutamente per dare anche con Adriano, con il presidente Adriano Darè dell'associazione, con Patrizia, magari facciamo poi qualcosa davvero nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, quando ci sarà la riapertura, perché adesso siamo tutti un pochino così ancora fermi. Però questo aiuta, credo che poi nei giorni diranno ma cos'è Creativamente Rovere, qualcosa in più arriverà sicuramente sul territorio. Io ti volevo ringraziare di cuore, augurarti buon lavoro, caro maestro del territorio, perché non ci dimentichiamo le radici, da dove sei partita. E quanti anni fa questo progetto di Maestri Territorio già? 2015. Mamma mia, cinque. Volano. E ti vorrei lasciare con un aforismo, una poesia sul vino, che credo di Ada Merini, questa grande scrittrice che è morta nel 2009. A me piacciono gli anfratti bui delle osterie dormienti, dove la gente culmini nell'eccesso del canto. A me piacciono le cose bestemmiate e leggere, e i calici di vino profondi dove la mente esulta, livello di magico pensiero. Quel magico pensiero che credo sia sempre alla base della nostra attività. Se non avessimo la passione, né io né te saremmo qua oggi a descrivere quello che viviamo ogni giorno. Grazie carissima, un saluto a Creativa Rovere, e ci ritroviamo lunedì con un nuovo ospite da Roberto Cerrato. Un ringraziamento a tutti voi. Continuate a seguirci sulla nostra emittente web digitale, percorriamo i tempi. Oggi abbiamo avuto una bella ospite, Monica Chiavrando. Ciao e un buon weekend a tutti. Arrivederci.